Uno squarcio sull'asfalto che, come vedete, è più largo del palmo della mia mano, una prospettiva da vertigine sul letto del fiume che è 180 metri sotto di noi. Siamo sul viadotto Sente, uno dei viadotti più alti d'Europa. Ci eravamo già stati prima dell'estate per raccontare le condizioni in cui si viaggia su questa via di comunicazione fondamentale tra il Molise e l'Abruzzo. Siamo tornati per verificare se, approfittando della bella stagione, fosse stato fatto qualcosa, ma le immagini che vi mostriamo parlano da sé. La strada è dissestata in ogni angolo per andare ad Agnone. Io che la passo tutte le settimane è un problema grandissimo. Poi ci passano gli studenti, parecchie persone, sì, si ha paura. Se si interrompe questa cosa qua, Agnone è famoso come economia. Il viadotto di oltre 1 km e 200 metri risale agli anni 70. Alcuni dei piloni su cui poggia hanno subito nel tempo una lenta rotazione a causa della fragilità del sottosuolo. Ora il movimento si sarebbe fermato, ma i giunti si sono allargati in più punti. Vista da sotto, la situazione della carreggiata non è meno allarmante. Ma non è questo l'unico problema di questa strada provinciale. Chi vive all'ombra del viadotto ci parla di manutenzione inesistente anche sui canali di scolo. Sono tutto attappati, sono tutti qua, tutta erba, tutto pure qua c'era un canale di scolo, però è chiuso. E non vengono mai a fare manutenzione. Mai, 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 non vedo mai nessuno a fare manutenzione. Il viadotto è di competenza della provincia di Isernia e questo è un paradosso tutto italiano. L'ente pubblico che dispone di minori risorse economiche è responsabile della manutenzione della gran parte della rete stradale della regione. 10 provinciali molisane sono passate all'ANAS nei mesi scorsi, ma questo viadotto no. La provincia lavora perché alla prossima occasione si riesca a cederlo all'ANAS, che dispone di maggiori risorse e a tempi di intervento più rapidi. Ma le possibilità sono poche. Per prendere in consegna una strada, l'ANAS richiede che colleghi 2 statali, e questo non è il caso del viadotto Sente. Intanto la provincia non ha neanche i soldi per una perizia e per valutare l'investimento che sarebbe necessario per la messa in sicurezza dei piloni. E così la viabilità su questa strada resta un'esperienza da incubo. Restiamo in